Ehi, hey, Ciao, buongiorno. Ciao. buongiorno, come stiamo? Benissimo, ti sei svegliato o sei arrivato dal lavoro? No, no, mi sono svegliato perché ho fatto smondato dalla notte oggi, ho dormito poco la mattina, ho fatto un riposino il pomeriggio e Ah, quindi ora ci bom, allora a tu come posto. hai suonato il clarinetto? No, oggi no, perché. Aia, Eh meglio. sì, c'è mia moglie, vedi, è mia moglie che lei si è messa in testa di comprare, a lei piace comprare dei mobili seconda mano, quindi questo è un mobile abbastanza bello del 1960, l'abbiamo pagato 30 euro, no? Un po' rovinato, e allora a me, io devo restaurarlo un po', metterlo un po' a posto, e lei poi gli dà la vernice, si chiama Magic Paint. E viene molto bello, Magico. sì, Magic Paint, c'è vernice magica, diciamo, e lì praticamente lo colora, no? Però viene molto bello, è carino. Poi mette dei stencil sopra, è un po' una sua espressione. Però io devo restaurarlo. Ma tu sai farlo? Sei restaurato? Ma sì, riesco più o meno, sai, cioè, uso un po' di inventiva Sì, mia bravo. là. Però, boh, è una cosa che facciamo insieme e ci diverte. Poi, alla fine, hai un bel mobile che poi non hai pagato niente. Dai, 30 Certo. euro, non è che. Allora, volevo un attimo iniziare con il piccolo dialogo che abbiamo avuto oggi per testo. Perché era un dialogo, secondo me, utile per quello che stiamo facendo. Allora, premetto che. Cioè, tu hai detto una cosa in inglese che va bene, però non potevi dire l'altra cosa perché non l'abbiamo ancora fatto. Quindi quello che hai detto va benissimo. Però volevo fare una precisazione che secondo me potrebbe essere utile. Allora, tu mi hai detto, ciao, è un problema per te spostare la lezione per le 15:30? E io ti ho risposto, quindi, is it a problem for you to do the lesson at 15:30? Cioè, ho più o meno tradotto la domanda. Poi ho detto, Domanda. for me it is not a problem, see you later. E tu mi hai risposto. Ed è lì la cosa interessante, perché tu mi hai risposto in inglese. Ok, I'm going to speak English now. Allora, tu cosa hai comunicato con questa frase qua? Certo, ero un po' indeciso sul now, perché io ho intenzione Ecco, adesso, ora, bravo. da un po' poi, parlare Esatto, inglese. perché facendo I'm going, va benissimo, cioè, non è uno sbaglio, eh? Non è uno sbaglio, è quello che dicevo, che non puoi sbagliare con questo I'm going oppure will, la scelta è fra I'm going o will lo vediamo poi. Comunque, se tu mi dici I'm going to speak English now, mi stai comunicando che tu quella decisione di parlare inglese l'hai preso prima, cioè tempo fa, no? È Sì. un'intenzione. Invece, secondo me, quello che mi stavi comunicando è, ah già è vero, tu mi hai parlato in inglese, quindi da adesso in poi io quindi prendo la decisione adesso di parlarti in inglese. Quindi non era un'intenzione, era una decisione presa sul momento. E quindi ci va quel I will, ok? I will. Will sarebbe per quella decisione presa sul momento, oppure per una promessa. Da adesso in poi prometto che ti parlo in inglese. I will speak to you in English. Però, come ti ho detto, il fatto che tu mi hai detto I'm going to non è sbagliato, è solo che mi stai comunicando una cosa diversa. Mi stai dicendo che è un'intenzione, no? È quasi come io potrei quasi interpretarlo, se vuoi proprio andare a tirarlo alle lunghe, cioè, no, non alle lunghe, cioè proprio andare a esagerare, potrei quasi dire. Che io lo interpreto come Alessandro mi sta dicendo: sì, non mi rompere, parlo poi inglese, no? Perché hai capito? Perché hai detto I'm going to, quindi inutile che mi rompi, ho già preso questa decisione, no? Lo sì, vedi non la era cosa? questo. No, lo so che non Non era. era quello, ma quello che sto dicendo è che appunto è una questione di. Cosa stai comunicando? Entrare nella mentalità inglese, È tra virgolette. molto difficile, però per me adesso mi
mi limito a spiegarti questo concetto. Certo, benissimo. Poi, cioè, ti viene poi naturale, poi sulla fine, cioè, verrà poi naturale, cioè, lo senti quello che vuoi dire, cioè, è una cosa che viene col tempo, però, boh, per adesso limitiamoci a quella, alla spiegazione. E dico limitiamoci perché la spiegazione veramente non basta per imparare una lingua, cioè, ci va molto di più, però è un buon inizio. Allora, riprendiamo un po' da prima perché ieri ho avuto un problema tecnico e quindi vorrei solo riprenderlo. Quindi, per dire si dice to tell, T-E-L-L, oppure raccontare e quindi questo è come per dire raccontare una storia o dire... cioè dire, boom, to tell. Quindi ho intenzione di dirvi. I'm going to tell you. I'm going to tell you. Ho intenzione di dirti. Ok, I'm going to tell you. I'm going to tell you. Ok. Allora, quale in inglese si dice what? Ok, what, W-H-A-T. Qui abbiamo cosa, che cosa, oppure quale. Tutti e tre si dice what. C'è anche quel che si trova in mezzo a una frase, quel che, anche lì si dice what, W-H-A-T, quel che o quello che. Quindi ho intenzione di dirti dopo quello che ho intenzione di fare. Allora, ho intenzione di dirti dopo quello che ho intenzione dopo di fare. Quello che ho intenzione di fare. Sì. I'm going to tell you what I'm going to do I'm going to later. tell you, ok, I'm going to tell you later what I'm going to do. Perfetto, I'm going to tell you later what I'm going to do. Ho intenzione di dirti dopo quello che ho intenzione di mangiare. I'm going to tell you later what I'm going to eat. Perfetto, ok, I'm going to tell you later what I'm going to eat. Allora, non so che cosa è. Ok, I don't know what it is. I don't know what it is. Cos'è? Cosa è what it is? I don't know what it is. Ok, comprare Poi, in to. questo caso, perdonami, Alex. Qua la forma contratta di it is o it's non ci va la contratta, è meglio dire Devi quella dirlo, normale. sì, devi dirlo esteso e alla fine della frase, quindi I don't know what it is. Ok. Comprare, to buy, BUY. Allora, voglio comprarlo. I want it, to buy it. Bravissimo, ti sei corretto. I want to buy. Questo mi rincuora che cominci a correggerti. È importante perché sento che comincia a entrare. Quindi I want to buy it. Non voglio comprarlo. I don't want to buy it. Ok, I don't want to buy it. Non lo voglio comprare oggi. Perfetto, I don't want to buy it today. I don't want to buy it today. Nota bene, non so se hai notato, però queste forme, anche le parole che sto usando, sono veramente le parole che ti servono per parlare. Cioè, hai visto con quel messaggio lì? Guarda caso, tu riesci poi a dirlo in inglese, perché sono fondamentali queste parole qua. Le ho presi da questo libro qua. Questo è un bellissimo libro, no? È un dizionario di frequenza, cioè quanto spesso viene usata una parola e in quale contesto. Che bello. È molto bello. E quindi io so Ma è esattamente. No, è inglese. No, 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 è solo inglese. Ed è italiano. Ah, un di... si ok. chiama Frequency Dictionary. E con questo Ok. c'è cioè, tu guardi il nome più comune, cioè tu puoi vedere il nome più comune. Aspetta, che se lo dico. Sì, è Che bello. bello, bello, perché così non perdi tempo. Allora, aspetta che ti do un esempio. Il nome più comune, cioè a quanto pare, è time.
C'è tempo. Time. Sì. Poi dopo c'è people, la gente. No? Way, vedi? Way, c'è way. Thing. Sono molto, molto. C'è thing praticamente è la parola al 99, 99, 99esimo posto più utilizzato nella lingua inglese. La parola thing, la cosa. No? E difatti, Ecco, ma mi quindi quadra. sarebbe imparare a memoria queste qui, queste parole, cioè impararle nel senso Sì, imparare. ah, sicuramente utile impararli a memoria, però il problema è che vanno imparato in una struttura, sì, in un contesto. Ok. Cioè, thing, cosa, la cosa, e se tu parli con mia moglie, vedrai che la usa dappertutto. Ascolta, ma mi vai a prendere la cosa che è fuori nella cosa? Cioè, lei è pigra con le parole, no? Ma usa i sostantivi giusti, dai, ma cosa fai? Cioè, abbiamo una lingua e tu usi cosa? Cioè, comunque, allora, Bellissimo. sì, è mal capitata con me, mia moglie. Brava. La riprendo sempre. Allora, quindi ho intenzione di dirti dopo quello che intendo fare. I'm going to tell you later what I w I'm going to do. What I'm going to do. What I'm to do. Okay. Penso di comprarlo. I think, qui è sottinteso la intenzione, penso di comprarlo. Sì. I'm going to think. I'm going to buy it. Ah, penso di comprarlo, certo, alla fine Penso di I'm going comprarlo. to Potresti dire I think I'm going to buy it, potresti dire quello, no? buy. Ok, ma Se vuoi. secondo te di comprarlo vuol dire che già l'avevo deciso in me di comprarlo quando tu me l'hai chiesto? Se tu dici penso di comprarlo, implicito, diciamo, dipende come la pensi te, però se dici penso di comprarlo, potresti decidere sul momento penso di comprare, in questo caso non useresti I'm going, diresti ah, yeah, I'll buy it. Perché penso di comprare, ho Ok. deciso adesso. Il punto è che se tu dici I'm going to buy it, mi stai comunicando che la L'ha decisione è già deciso. presa. Questo è il punto fondamentale. Ok. Allora, non ho intenzione di comprarlo oggi. Bravissimo. I'm not going to buy it today. Che cosa volete comprare? What do you want buy to buy? Bravo, ok, what do you want to buy? Comprare, are è infinito, quindi to buy. What do you want to buy? Allora, se io voglio dire in inglese è molto caro, io posso dire in inglese dear, D-E-A-R, dear. La D di Domodossola, D-E-A-R, che vuol dire caro, no? Nel senso di tanti soldi, no? Costa molto. C'è anche la parola expensive, però c'è anche la parola dear, e io opto per dear perché dear mi copre anche l'altro significato di caro, cioè cara Giovanna, dear Giovanna. Quindi dear ha questo. Come in italiano, tra l'altro, abbiamo caro nel senso costa molto e caro nel senso una persona cara, no? E in inglese l'equivalente è dear, D-E-A-R, dear. Quindi se io voglio dire è molto, cioè molto come si dice? Two, no, troppe, two, very, Very, quindi è molto caro. it's very dear. It's very dear, it's very dear. Invece è troppo caro. It's too dear. It's too dear. È troppo caro per me. It's too dear for me. Ok. Non è troppo caro. It's not too dear for me. Ah no, Va aspetta, vabbè. bene, va bene. It's not too dear. It's not too dear. Non è così caro.
It's not so dear. It's Non, not so dear. sì, non sei così cara. You are not so dear. Ok, io non so te. Allora lì andiamo a fare una riflessione sul carattere della persona. Non sei così cara con me. You are not so dear with me. No? Allora, se voglio dire in inglese la parola se non è troppo caro, dico if, if. Quindi se non è troppo caro, if, o se if. Quindi come diresti non so? I don't know. Ok, quindi non so se ho intenzione di farlo. Allora lì è un po' strano. I don't know if I'm going to do it. Ok, ed è un po' strano perché come fai ad avere una non intenzione? Ok, però lo possiamo dire, ok? Non so se ho intenzione di farlo, non so se voglio farlo, praticamente vuol dire. Se non l'ho ancora maturata come Sì, se decisione, vogliamo, ho sì. pensato. E come in italiano, non so se voglio farlo. No? Se tu dici non so se voglio farlo, cosa vuol dire in effetti? Cioè, Che ci avevo pensato, però ancora non sono deciso. Esatto, sì. Comunque, attraverso queste lezioni, parlando con te, mi stai facendo vedere di quanto sono importanti le parole e di che mondo c'è dietro. So che può sembrare una cavolata, Sì, le parole sono però spettacolari. mi fai vedere come tu vedi le parole e quindi cerco di allinearmi alla tua visione. Però è Ma interessante. perché devi capire che cioè, nel mio caso, come ti avevo già spiegato, quando ero un bambino, la conversazione a tavola, quando eravamo in famiglia, con mio fratello, mia mamma, mio papà, si parlava quasi sempre di lingue e di parole, no? Era proprio la conversazione tipica del pasto, perché avevamo queste lingue in testa. E c'era questo conflitto e quindi facevamo il paragone sempre e quindi è per quello, no? E quindi io quando vedo una parola mi piace proprio entrarci dentro, non accetto una parola al suo valore facciale, no? Non so se al suo valore Sì. che cioè, e ci sono delle volte delle cose interessanti, cioè. Non so se tu hai presente la parola in italiano stoccafisso. Sì, dovrebbe essere baccalà, giusto? Esatto, è un pesce, no? È un pesce, cioè il pesce salato, asciugato, se vogliamo, per preservarlo. Si chiama stoccafisso. Allora, io quando prima ho sentito questa parola stoccafisso in italiano, mi ha incuriosito perché mi sono detto, ma Perché? stoccafisso è un merluzzo, ma perché cavolo l'hanno chiamato stoccafisso? Cosa c'entra fisso? Stoccafisso perché cos'ha? Fisso perché è rigido? Cos'è che? Perché stoccafisso? E poi stocca cosa vuol dire in italiano? Quindi mi aveva incuriosito sta cosa, no? E allora ero andato a ricercare stoccafisso, cosa voleva dire? E da dove arrivava? Arriva dall'inglese stock fish, no? Che è un pesce che mettono in stoccaggio, no? Però è Adesso davvero. stockfish che è stato cambiato, è stato italianizzato, è bellissimo come l'hanno italianizzato, stoccafisso, e adesso l'italiano usa stoccafisso come fosse una cosa normalissimo, però mi piace come è uscito, ecco, in italiano. Allora, quindi non so se ho intenzione di farlo. I don't know if I'm going to do I it. don't know if I'm going to do it. Benissimo. Voglio comprarlo se non è troppo caro. I won't buy it if it's not non è troppo caro. It's not too dear. No, it's not too dear. I want to buy it if it's not too dear. Tu hai detto I won't buy, ma io voglio sentire Io I voglio want to buy it. it. Ok? Voglio comprarlo se non è troppo caro, quindi. Perfetto. I want to buy it if it's not too dear. I want to buy it if it is not too dear. Allora. Qua aspetto un attimo. La parola molto
in inglese, Molto. molto, MOLTO, in italiano. La parola molto in italiano la usiamo per aggiungere valore a un aggettivo, quindi buono oppure molto buono, bella oppure molto bella, ok? In inglese noi diciamo very. Però in italiano qua con molto stai aggiungendo valore a questa parola bella, buono, caro, eccetera, very, ok? Però molto in italiano lo usi anche in un altro modo, non soltanto per dare valore a un aggettivo, ma lo usi per dire o per dare o per esprimere il concetto di una quantità notevole di qualcosa. Di qualcosa, quindi pane, molto pane, macchine, molte macchine, soldi, molti soldi. È diverso quel molto che almeno in inglese, che del molto che usi per dire molto buono, molto bella, eccetera. Non so se vedi questa dualità. Quindi, se io voglio dire molto in inglese, per parlare di una quantità notevole di qualcosa, io devo dire much, M-U-C-H, much, ok? Lì ci siamo? Sì, Ok. molto. Ci siamo. Allora, in italiano, troppo, ascolta, perché questo va un po' alle lunghe, troppo in italiano, se io voglio dire, se io dico troppo pane, non sto dicendo molto pane, sto dicendo troppo pane. Cioè, c'è una quantità eccessiva di pane. Ce n'è troppa, troppo pane, no? Allora, troppo in inglese non uso much, ma dico too much. Tu sempre scritto come troppo T-O-O, in... sì. Ok? Per dire Ok. quantità eccessiva di pane, too much, ok? Quindi too much bread, too much money, too. Ok? E invece molto, much bread, much money, ok? Solo Prima hai per detto too much bread. esempio, bread pane. Ma tu quindi tu lo metti prima di match, lo stesso Sì, lo metti match. too much. Ah. E poi metti il nome, Ok. too much bread, quel che è. Ah, Allora, ok, va bene. quindi se io voglio dire è troppo, dico it's too much, è troppo, sto dicendo che c'è una quantità eccessiva, ce n'è troppa, it's too much, ok? Se io voglio dire è troppo caro, allora in questo caso dico it's too Dio. dear, it's too dear, è troppo caro. Allora, ce n'è un altro. Se io voglio dire, ho sempre una paura di impappinarmi qua perché c'è una confusione, ce l'ho già io, quindi figurati te qui. No, ci siamo, abbastanza chiaro. Ci siamo. Allora, per dire è molto troppo caro, devi fare qualcosa? Eh sì, perché mi è arrivata una carta, posso spegnere la carta, Ok. forse non va bene, posso... Per dire è molto troppo caro, cioè proprio esageratamente caro, no? Allora a questo punto posso dire it's much too dear. Quindi l'anticipo, Se lo Match. anticipo, ok? Quindi è tutto, adesso vediamo. Allora, è caro. It's dear. Good. È troppo caro. It's too dear. Good. It's too dear. È troppo di quantità. È di che cosa però? Qualsiasi Ah, metto cosa. it's It's too, però troppo. it's too much. It's too much. È troppo di quantità. It's too much. È troppo caro. It's too Ok, dear. bravissimo. It's too dear. È troppo. È troppo cosa? Non È importa. caro? Non importa. Ah, it's too much. Sì, quindi se potresti dire è troppo caro, se vuoi dire è troppo caro, ma non vuoi dire caro, dici solo è troppo, it's too much, cioè costa troppo, it's too much, no? Ok. Um,
Però magari stiamo parlando del pane e direste la stessa cosa, it's too much, se sappiamo che stiamo parlando del pane però, ok? Certo. It's too much. Però se vai in negozio, guarda un paio di pantaloni, ti dicono, ti spendono 200 euro, dici no, no, it's too much, è È troppo troppo per per me, me. it's too much for me. Allora, è troppo caro? Ok. It's too dear. It's too dear. È molto troppo caro, cioè esageratamente caro. Much too dear. Sì, ti spargono 500 euro per un paio di scarpe. Oh, no, 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 it's much too dear. No, 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 cioè, per carità, senti delle scarpe, va bene così. Ok, quindi it's much too dear, è esageratamente caro, it's much too dear. E lì, con questo much, poi fare quel gioco che si fa in italiano, tipo bravissimissimissimo, no? Ah, ok. Vuol dire it's much, 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 much too dear, se vuoi, no? E questo Ok. avrebbe questo stesso effetto, diciamo. Allora, Invece di dire good o qualsiasi altro aggettivo? potresti dirlo con qualsiasi cosa, cioè potresti dire addirittura solo it's much, much, much too much. It's much too much. È molto troppo. È esageratamente troppo. Cioè, puoi dire con qualsiasi cosa, sì. Allora, grazie Ok. tantissimo, quindi tantissimo, questo superlativo di thank you very much. Thank you very much. Ok? Ok, passato questo, lo riprendiamo. Tempo, time, time. Arriva dal mio famoso libro qua, Time. Ok? Quindi, passare il tempo in inglese, noi non lo passiamo il tempo, noi lo spendiamo. Tu pensa un po', noi spendiamo il tempo. In italiano lo passi, ma noi lo spendiamo, come se fosse una comodità da, come i soldi, no? E spend e spendere, ok? S-P-E-N-D. Allora, non ho il tempo. Non ho tempo. Io non ho tempo, I don't have time, Sì. I don't have time. I don't have time. E potresti anche dire non ho il tempo. I don't have the time. I don't have the time. I don't have the time. Tra l'altro, tempo o time vuol dire anche ora. Quindi hai l'ora? Come lo What diresti? time? What time is it? Ok? Oppure hai l'ora? Attento. Have you time? Do you have time? Ok? Se tu dici do you have time, questo vuol dire hai tempo, ma ok, Do you have the time in quindi? do you have the time? Do you have the Vuol dire time? che Yeah. Excuse me. Do you have the time? Hai l'ora? Vuol ok. dire quello, ok? Non ho tempo. I don't have the time. Vuol dire non ho No, l'ora. I I don't have time. don't have time. I don't have time. Allora, io mi correggo. Non vuol dire non ho l'ora. Vuol dire anche non ho l'ora se dici I don't have the time. Dipende dal contesto, no? Ok. Allora, non ho molto tempo. I don't have to time. Alt. Qui è quantità, quindi I don't have much time. I don't have much time. Bravissimo, I don't have much time. Ho troppo tempo. I have too much time. Ok, benissimo. I have too much time. Non ho troppo tempo. I don't have too much time. I don't have too much time. Fai in fretta. I don't have much too much time. I don't have too much time. Ok, benissimo. Allora, vediamo un po'. Io direi che possiamo chiuderla lì, perché va bene. Sì, la finiamo lì, perché va bene così. È un buon punto per pausare. Ascolta, io devo scappare adesso. Purtroppo devo fare quel mobile e c'è mia moglie che mi
Buon weekend e Buon weekend. ci vediamo. Ciao, ciao Alessandro. Grazie. Ciao, ciao. Ciao.